di una delle vie del centro calatino all'interno del quale abbiamo registrato la maggior parte delle cessioni di sostanze stupefacenti, non lontano dall'istituto scolastico superiore. 2 anni di attività di indagine che hanno consentito 17 arresti in flagranza, 6 denunce a piede libero e 10 segnalazioni alla prefettura di Catania. Un'attività di indagine che, basata su attività tecnica e riscontri sul campo, ha consentito di sequestrare circa 2.500 grammi di marijuana, più di 600 grammi di cocaina, più di 340 grammi di hashish. Un'attività che fatturava 4.000 euro circa per ogni spacciatore, quindi con un volume d'affari per tutti i soggetti interessati all'attività di circa 140-150.000 euro mensili. Rifornimenti che avvenivano nelle città di Palermo, di Catania e di Palagonia. Gli spacci riscontrati e documentati sono invece avvenuti a Caltagirone per la maggior parte, ma anche in Palagonia e Ramacca. Dalle attività di indagine è emerso che gli odierni indagati utilizzavano un linguaggio spesso criptico e nella città della ceramica, ad esempio, non potevano mancare riferimenti alle teste di Moro che non indicavano i manufatti prodotti in questo centro, bensì le quantità di sostanze stupefacenti da distribuire sul mercato, così come una serie di comportamenti volti ad eludere i controlli di polizia sul territorio, come ad esempio il trasporto con staffetta da Catania verso Caltagirone dello stupefacente.